Il caso plusvalenza e le preoccupazioni comprensibili, isolare la squadra diventa la priorità lunedì ore 21 il posticipo sul campo della capolista Modena. Numeri da urlo, 20 risultati utili consecutivi, 18 vittorie, 2 pareggi, 50 gol fatti, 17 subiti. Ultimo KO il 9 ottobre a Pontedera contro il Montevarchi, in casa una sola sconfitta 5 mesi fa il 25 settembre 1-2 con l'Entella. 21 i punti di vantaggio sul Pescara. Gara quinto in classifica, decisamente troppi, a prescindere dall'indiscussa forza degli emiliani. Il Pescara si avvicina col morale risollevato. A Pesaro ha riscattato la pessima prova di Fermo. Biancazzurri più equilibrati sul piano tattico. Sotto questo profilo si è perso sicuramente troppo tempo. Con una organizzazione difensiva migliore la classifica sarebbe stata più in linea col valore dell'organico, ma tant'è, inutile rimuginare. Caso plusvalenze permettendolo, l'obiettivo è migliorare la classifica e prepararsi con puntiglio sotto tutti i punti di vista agli spareggi. Per la sfida del Braglia, Auteri recupera Veroli e Pontisso, forse anche Giambo. Sempre ai margini Memuscei, Delle Monache e Chiarella. Torna soprattutto Ferrari dopo la squalifica. Davanti i maggiori dubbi, Cernigoi sta bene, non sarà una scelta semplice. Dal primo minuto sembra scontato l'impiego di Rauti. Clemenza in vantaggio su Dursi. Per contro, Modena privo dei Lungo De Genti, Bonfanti e Marotta. L'ex Ciofani presidierà la fascia destra. Azzi, valore aggiunto dell'11 di Tesser sul versante opposto. A centrocampo Gerli, il regista necessariamente da schermare. Mezzali, Scarsella e Armellino. Sulla tre quarti inamovibile Tremolada. Al suo fianco forse Mosti. Entrambi agiranno alle spalle di Ogunseye, favorito su Samuele Longo.